forma di dieta ci introduca alla celebrazione propriamente detta. Permettetemi un saluto al popolo di Civita Castellana, prima di tutto ai padroni di casa che ci ospitano nella loro chiesa parrocchiale, la nostra cattedrale. Vedete che è una celebrazione molto particolare, lo dico ai fedeli. Ci sono presenti molte suore, una degna rappresentanza delle sorelle di vita attiva che operano nella nostra diocesi. Ci sono molti concelebranti, a parte i sacerdoti che conoscete bene, i vostri sacerdoti, Don Alessandro e Don Mauro, sono i rappresentanti delle comunità religiose maschili presenti in diocesi. Gli do il benvenuto, mi dà tanta gioia, e in particolare mi dà gioia vedere dei fedeli giunti da altre parrocchie accompagnando i consacrati per vivere questo momento di chiesa. È dono di gioia e di gratitudine al Signore. Eccellenza Reverendissima, fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nel giorno in cui celebriamo la presentazione di Gesù al Tempio e la giornata della vita consacrata. Guidati dallo Spirito Santo e aiutati dalle parole di Papa Francesco ai consacrati e alle consacrate, chiediamo di crescere nella consapevolezza di essere chiamati a lievitare qui e ora con le sfide che ci si presentano, a mettere Gesù in mezzo al suo popolo con un cuore contemplativo. O Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai rivelato al Santo Vecchio Simeone il Cristo, vera luce di tutte le genti, benedici questi cieli e ascolta le preghiere del tuo popolo, che viene incontro a te con questi segni luminosi e con inni di lode. Guidalo sulla via del bene, perché giunga alla luce che non ha fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Simeone intuisce tutto, ha capito tutto.
capisce e proclama che quella strada farà discutere, incanterà qualcuno e scandalizzerà qualcuno, appassionerà alla sequela o inviterà a prendere le distanze, soprattutto quando questa parola diventerà esplicita, chiara. Chiunque vuole essere mio discepolo con tutto quello che segue. Santo, discendo su di voi e con voi rimanga sempre.